Unica, irripetibile, sei veramente speciale. Ma come fai a fare questi dolci così belli e buoni soprattutto? Sai, Anthony, tanto studio e poi tanto istinto. E che istinto? Sei anche più brava di... E digli, scusa? Della pasticcera sotto casa. Ah, ecco. Sigla! Oggi a Chef in Campo, un campione è diventato una bandiera di una grande squadra e di una grande città. Abbiamo qui con noi Marco Osio. Benvenuto. Buongiorno, benvenuti. Grazie dell'invito. Grazie a te di essere qua con noi. È un piacere. Posso anche chiamarti sindaco? Eh sì, ormai abbiamo questo soprannome, quindi ce lo teniamo ben stretto. Bene, insieme al nostro chef Andrea Palmieri benvenuto. Andremo. Buongiorno. A rivisitare il tuo piatto che noi chiamiamo il piatto dal campione, perché rivivremo attraverso i sentieri del gusto quella che è la ricetta che tu hai scelto da portare qui a Chef in Campo, ma rivivremo anche la tua splendida carriera da calciatore. E poi, giusto per non farci mancare nulla, perché a noi ci piace anche quel pizzico di dolcezza, come puoi vedere abbiamo la nostra Manuela. Ciao a tutti, ciao, benvenuto. Ciao. Che creator che ti preparerà un dolce che verrà dedicato a te. Perfetto. Quindi, grazie, gentilissimi. Grazie. Siamo gentili, saremo ancora più gentili quando mangeremo insieme a te. Allora, iniziamo. Un piatto che tu hai scelto, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori qual è? Tortello di patata con funghi. Ma che buono! Io c'ho già fame, ve lo dico già, eh. Buonissimo. Io in questa puntata insieme al sindaco credo che mangerò parecchio. Sì, ne faremo tanti. Anche quindi, perché c'è un ricordo dietro a questo piatto. E a me piacciono i ricordi, mi piacciono tantissimo e lo scopriremo insieme a te. Allora, chef, ricordiamo quali sono gli ingredienti del piatto da campione scelto dal nostro ospite di puntata, Marco Osio. Allora, per il ripieno abbiamo patate lesse, formaggio grattugiato, uovo, noce moscata, pepe nero e sale. E per quanto riguarda invece la pasta fresca, abbiamo farina di grano tenero, farina di grano duro già l'abbiamo messa insieme, e poi abbiamo le uova e un po' d'acqua. Per quanto riguarda invece la parte più gustosa, quindi l'accompagnamento, abbiamo dei funghi misti, quindi champignon, insomma quelli che siamo riusciti a trovare, dell'aglio, olio extravergine e un po' di vino bianco. Bene, che cosa facciamo? E del burro, scusate, ho dimenticato questo. Ok, perfetto, quindi il burro è essenziale. Sì, in questo caso sì, perché li saltiamo i funghi con il burro, quindi perfetto. Sì. Allora, che cosa facciamo fare al nostro ospite? Allora, iniziamo con la pasta fresca, quindi io direi di mix di farine, andiamo a fare la nostra fontana. La facciamo fare a lui, ovviamente. Cioè, io farei, allora... farei anche tutto, ma visto che abbiamo qua vicino... lo chef, io so fare tutto, eh. E cioè, allora mandiamola a casa. Per me la puoi fare tu. Chef, in questa puntata puoi andare a casa. Va bene, dammi il rosso. Bene. No, ho visto. Fuori. Mi sono sbagliato, dagli il giallo. Il giallo, sì, lo teniamo. Vediamo al bar che è successo. Lo teniamo. Allora. Giusto perché il nostro chef non può mancare nella ricetta che andremo a preparare adesso in questo momento, ma perfetto, grazie al tuo grande supporto. Prego ragazzi, nel frattempo anch'io qui iniziamo qua a girare, nella mia dispensa qualcosa. Giusto? Sì, qui cominciamo a girare piano piano. Le pesche piano. Che buone, eccoci qua. Giusto. Partiamo dal ricordo di questo piatto. Allora, il ricordo di questo piatto, io sono marchigiano, quindi non è un piatto mio di origine, però è da tanti anni che vivo a Parma. Vuoi una pesca? No, un calo di zuccheri, quella, vero? Se vuoi una pesca, c'è qualcosa. No, grazie. Te la metto qua. Questo è un piatto parmigiano, grazie. Parmigiano, che io naturalmente, come si dice a Parma, godevo molto. E c'è una data storica, per quello che ho portato questa ricetta, perché il 14 di maggio, sì, di tanti anni fa, vincemmo contro la Juventus la Coppa Italia. E ricordiamolo, una grande data, perché poi io, se non sbaglio, voi avevate fatto la prima partita dove avevate perso 1-0 con il gol di Baggio. Vado bene, però chef, poi, perfetto, con grande sorpresa avete vinto. Quella è stata una grande partita perché vi ha permesso di
essere identificati in quell'anno come i veri campioni di quel campionato. Infatti è stato un risultato naturalmente un sogno e inaspettato, perché battere la Juventus così. Insomma. Però ci siamo trovati a disputare questa finale e... grazie chef. Idratiamo un po'. Tu hai segnato? Io feci il secondo gol, quindi quello della vittoria, ma prima avevo fatto anche l'assist per il gol di Meglio. E allora ti meriti un chilo di pesche. Quindi sì, quindi, in memoria. Cioè, diciamo che ho fatto tutto io quella partita lì. È giusto. E quindi il ricordo cos'è? È che poi, alla fine della partita, naturalmente siamo andati a festeggiare. Devo continuare, vero? Come vuoi, se no io siamo già... Ecco, che cosa è successo? Siete andati a festeggiare? Alla fine della partita siamo andati a festeggiare in un ristorante di un nostro amico proprio attaccato allo stadio, in Cittadella. Tra l'altro noi andavamo anche a allenarci in Cittadella a piedi. E c'era questo ristorante del nostro amico, la Racchette, lo possiamo dire anche perché non c'è più. E se vuoi, grazie. Prego, grazie a te. Io intanto faccio un piccolo cambio. Grazie. E finita la partita siamo andati a festeggiare in questo ristorante, però tutta la dirigenza, compreso Tanzi, la Parmalat, così, non sapevano dove eravamo. Noi siamo scappati. Voi siete scappati, avete fatto proprio una sparizione di festeggiamenti senza responsabilità. No. Ci siamo recati in questo ristorante per festeggiare, naturalmente sorpresa per tutti, anche per il ristoratore, perché poi c'erano anche i familiari, certo, gli amici, i parenti, le mogli, i mariti. E quindi si è preparato subito una tavolata enorme, di forse anche 100 persone. Se hai bisogno di una pausa, la pesca è qua, No, io grazie. Nel frattempo, prima di tornare a chiacchierare con te, vi lascio con le famose mani in pasta, perché adesso vedo che il nostro chef ha poi preparato, ovviamente seguendo anche i tempi televisivi, già la certo, pasta che andremo adesso a lavorare per fare poi il tagliamento essenziale di quello che serve, e mi dirigo dalla nostra Cake Creator perché voglio conoscere il dolce che ha deciso di preparare per te, caro Marco. Grazie. Allora, io ho pensato di fare oggi una rivisitazione di un grande classico, il Mont Blanc. Wow! Per ricordare un po', sai, i sapori invernali, qui abbiamo i tortelli, le patate, i funghi. Certo. E quindi ho fatto una tartella al sapore di caffè, mm-hmm, e poi una mousse di castagne e nocciole dei Montecimini. Bene. Poi metteremo un po' di... mannaggio che vizio! Un po' di nocciole e un po' di meringa. Bene, senti, per la preparazione, sì, difficoltà, abbiamo qualche consiglio da dare ai telespettatori a casa? È abbastanza semplice, bisogna fare prima una tartella, farla raffreddare bene in frigorifero e poi solo successivamente andarla a farcire, perché con il cacao e con la castagna sarà molto fragile. Ah, ho capito, ma che c'è là dietro? Non mi fido. Eccoci qua, ragazzi. Qua oggi non si mangia niente. Io non ce la no, faccio. No, non ho... mangiamo. Ecco, Andrea, allora, scusa, che punto ti siete? Volevo chiedere se mi potevi dare un consiglio. Ah, grazie. Certo che qua veramente. Allora, rosso a te. Ma perché? Rosso a te. Ma siamo colleghi, abbiamo... Ma colleghi, rosso a te, condividiamo. E a te pure rosso. Oggi vi caccio tutti, rimango qua con il mio campione. Allora noi andiamo, cucini tu. Cucino io. Oggi cucino io. Datemi tutto, mi sto già incazzando. Era buonissimo. Mi vedrete incazzato. Dov'è il... che è sta cosa? È 2 ore che dico che ho fame, adesso cucino io. Può andare chef, può andare pasticcera. Campione, facciamo tutto noi, facciamo oggi, noi, va bene? Facciamo... Allora, stavamo dicendo, quindi... prepariamo adesso l'intagliamento della pasta. Perfetto. Pronta. E parliamo degli anni 90, che sono stati i tuoi anni da campione, la Maxicono. Sì. Ah, la Maxicono, sì, ma io ogni volta che c'era la Maxicono in casa, che avevo la possibilità naturalmente di andare a vedere la partita, ero al palazzetto. Addirittura anche in trasferta, quando c'erano i playoff, finali, semifinali, finali, così, molte volte sono andato a vedere la Maxicono a Ravenna, a Milano, a Treviso, che erano le squadre poi alla fine, che Modena lo stesso, e, perché la pallavolo mi è sempre piaciuta, quindi uno sport che ho anche praticato dopo aver smesso di giocare, giocato con i dilettanti
ero un opposto. Proprio l'opposta. L'opposto che schiacciavo e poi mi dicevano dove mettermi in battuta perché non sapevo mai dove andare. E, però sì, mi sono divertito. Quegli anni sono stati molto belli a Parma. Ma tu hai cominciato a Torino però. Io ho iniziato a giocare nelle giovanili del Torino. Scusa, sì. No, tu ancora stai qua. Possiamo finirlo? Io, se vuoi farlo tu. Posso. Io non posso, quest'anno non sono... Anche se l'avrei già ammonito, ma... Lo ammonisco perché secondo me non è la sua posizione. In fuorigioco. Era in fuorigioco. Oggi, oggi qua succede di tutto. Beccato in fuorigioco. Oggi ce l'hanno tutti contro di me. Allora a questo punto io ritorno nella mia postazione. Ecco. Ritornerò nella mia postazione, sarò in silenzio, vi lascio cucinare e oggi non voglio un piatto, oggi ne voglio due. Quindi prepara ad impiattare tre cose. Voglio tre piatti e poi chiameremo anche il nostro ambasciatore del vino, mi farò almeno tre bicchieri, giusto perché qua mi state facendo veramente incavolare, partendo da quella laggiù. Allora, procediamo, che cosa succede qua? Allora, adesso noi andiamo a fare i nostri tortelli, quindi qui abbiamo già schiacciato le patate lesse, ci abbiamo aggiunto il parmigiano, la noce moscata e tutto quanto da consiglio di Marco, e adesso andiamo a fare delle piccole palline con il cucchiaio e le andiamo a mettere al centro. La cosa importante è fare una piega sull'impasto in modo tale che poi collida completamente, sia uguale alla base, in modo tale che poi riusciamo a chiudere i nostri tortelli. Quindi continuiamo. Sì, Marco, è giusto? Giustissimo. Allora, cari telespettatori, qua una puntata abbastanza particolare col nostro ospite, il grande campione Marco Osio. Stiamo andando a rivisitare una ricetta di tradizione, una ricetta di ricordi. In studio sta succedendo di tutto. Tutti contro di me, ma io sono con voi, cari telespettatori, perché voi siete i miei alleati. Pochi minuti di pubblicità e ritorniamo fra poco qui a Chef in Campo, dove tutto succede.